Sinner continua a brillare sul campo da tennis, lasciando poco spazio agli avversari e dimostrando una forma che rasenta l'imbattibilità. La sua recente vittoria contro Alex de Minaur, in un match in cui l'australiano sembrava in ottima condizione, ha lasciato tutti a bocca aperta. L'azzurro di San Candido ha dominato l'incontro con una superiorità quasi imbarazzante, tanto da far perdere le staffe a de Minaur, che a fine partita ha scagliato la racchetta a terra, incapace di contrastare un Sinner così inarrestabile. Mentre i suoi successi in campo fanno sorridere i tifosi, l'attenzione rimane alta anche per il caso legato al Closetable. L'attesa per una decisione definitiva sul possibile rischio di squalifica è carica di tensione, alimentata da indiscrezioni che non lasciano dormire sonni tranquilli ai sostenitori del campione italiano. A tal proposito, Omar Camporese, ex tennista e ora opinionista, ha espresso un parere netto ai microfoni di Momeg. Questa vicenda è allucinante, davvero assurdo quello che è successo a Sinner. So che l'agenzia antidoping è molto arrabbiata per casi passati, come quello dei nuotatori cinesi e dei ciclisti, e ora sembra decisa a non lasciar correre nulla. Purtroppo è toccato a Sinner, e si vocifera che una sanzione ci sarà, anche se nessuno conosce l'entità. Camporese ha poi aggiunto ulteriori riflessioni, sottolineando la gravità della situazione. Non riesco a crederci, sarebbe uno dei momenti più bassi nella storia del tennis. Questo è quello che si dice in giro, anche se mi auguro non sia così. Le sue parole trovano eco non solo in Italia, ma anche all'estero, dove cresce il dibattito su come gestire queste circostanze. Nel frattempo, però, Sinner sembra concentrato esclusivamente sul campo. Iscriviti a Gossip Mania e attiva la campanella per non perderti nessun video.